Ricominciamo il futuro. Questo è il titolo del quinto congresso CGIL della Funzione Pubblica di Roma e del Lazio che si è tenuto nella giornata di oggi al Centro Congressi Frentani. Un appuntamento importante, come hanno sottolineato gli stessi organizzatori, dove si è discusso e rilanciato alcune proposte per contribuire al superamento della crisi in cui si trova la nostra regione. L'importante appuntamento congressuale si colloca in una complessa fase di dialettica con le istituzioni e la scelta del titolo è esplicativa del tentativo che gli organizzatori si apprestano a fare. Nutrirsi della linfa del nostro grande passato, a tratti inascoltato, per ricominciare il futuro. Ad aprire la manifestazione Natale Dicola, segretario generale CGIL Funzione Pubblica. Proviamo a, in una situazione così complicata, con gli effetti del Salva Roma e a un crocevia strategico per la sanità, a fare in modo che le istituzioni cambino passo, che si riesca a ottenere un sistema sanitario efficace per i cittadini del Lazio, ma soprattutto che si riesca a salvare la capitale, perché la crisi finanziaria a cui versa e la mancanza di un bilancio mettono a rischio i servizi e siamo molto preoccupati che possano mettere a rischio anche tanti posti di lavoro. Oggi al congresso parte un percorso di proposte per rilanciare l'azione dei servizi pubblici, ma anche per mettere in discussione tante cose che non vanno, a partire anche dagli errori che sono stati commessi in questi anni e dalle scelte sbagliate e dalle illegalità che ancora sono presenti. Presente all'evento il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Abbiamo iniziato la stagione del risanamento, ma di un risanamento che contemporaneamente si fonda sull'innovazione, quindi non solo sui tagli, ma sulla riqualificazione della spesa pubblica. In sanità portiamo razionalità, ma apriamo le case della salute. Tagliamo le poltrone delle società inutili, ma non tagliamo i posti di lavoro. Limiamo le spese improduttive, tagliamo le spese improduttive, ma abbiamo recuperato 600 milioni di fondi europei che stavano andando a Bruxelles. E queste non sono promesse per il prossimo anno, sono fatti che abbiamo realizzato in questi 11 mesi e i risultati si cominciano a vedere. Grande maggioranza di...